L'Associazione Cultura Democratica sta realizzando un progetto di innovazione legislativa, l'Innovation Tour, nelle maggiori università italiane, coinvolgendo già 500 giovani e molti esponenti di governo e di Parlamento. È aperta a tutti i giovani under 30 ed è un'opportunità di lavorare a stretto contatto con le istituzioni, partecipando così con le proprie idee e competenze al percorso di riforme italiano ed europeo. Cultura Democratica è un think tank interamente composto da giovani che si occupa di innovazione legislativa, formazione istituzionale e partecipazione dei giovani al percorso di riforme del Paese. In particolare, attraverso l'Innovation Tour, realizziamo un percorso di workshop nelle più grandi città universitarie italiane, dove docenti, parlamentari e giovani scrivono insieme delle vere e proprie proposte di legge che vengono poi presentate in Parlamento. Ad esempio, a Bologna abbiamo affrontato il tema delle Smart Cities insieme a numerosi dottorandi dell'Università. Qui a Roma, insieme al professor Ceccanti, il tema delle riforme costituzionali. In ogni ambito, per ogni area di competenza, giovani under 30, studenti, laureati e dottorandi elaborano delle proposte di innovazione per il Paese. Ormai dal punto di vista quantitativo le informazioni che provengono ai nostri giovani e che li sovrastano vengono da luoghi diversi dall'università, a cominciare dalle reti sociali. Quindi non è che l'università può competere sulla quantità di informazioni e sulla tempestività. L'università però può essere centrale dal punto di vista qualitativo, cioè può aiutare a dare delle chiavi di lettura critiche e di interpretazione della realtà, su cui poi ognuno innesterà il proprio giudizio personale, che può anche essere diverso. Qui per esempio siamo in una facoltà di scienze politiche e quindi chiaramente andiamo in presa diretta anche sugli eventi politici istituzionali, su cui è anche legittimo avere chiavi di lettura molto diverse. Non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti le stesse idee. L'importante è che l'università ti dia una piattaforma di conoscenza critica su cui poi ognuno innesta le sue opzioni particolari. Il ruolo delle associazioni è un ruolo di mediazione fondamentale per la crescita personale. Io ho partecipato in particolare a un'iniziativa a Roma presso un'altra università e poi ho partecipato a una scuola di formazione estiva in Lombardia e c'è il tentativo di partire non da slogan generici ma da concrete proposte di legge, quelle che sono già depositate da parlamentari e dal governo, per elaborare concreti emendamenti, concrete proposte di legge alternative, perché spesso si rimane solo a principi primi, mentre invece lo sforzo maggiore è concentrarsi come se si fosse dei parlamentari e ragionare puntualmente tra alternative praticabili, tra gli strumenti possibili. Attraverso la partecipazione alle nostre iniziative, ai workshop, alla School of Government, alla rivista Innovazione e Riforme, è possibile scrivere in prima persona una vera e propria proposta di legge sulle materie più disparate. In particolare assumono notevole importanza le tematiche relative al mondo del lavoro e al mondo del welfare. Numerose proposte sono state elaborate in queste materie da parte di Cultura Democratica, giusto per citarne soltanto qualcuna, penso alla prima, che ha un significato simbolico molto importante per noi, che è in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Qui la premessa è, ed è tuttora la seguente, cioè se democrazia vuol dire partecipazione e se il cittadino può partecipare alla vita democratica del Paese esercitando il diritto di voto, perché il lavoratore non può partecipare alle scelte manageriali, alle scelte strategiche nell'azienda in cui presta la propria attività lavorativa? L'Innovation Tour è il nostro progetto di workshop che tocca le più grandi città d'Italia, al quale partecipano studenti e docenti da tutta Italia e da tutto il mondo. Noi ci siamo occupati in particolar modo di smart working e staffetta generazionale. Per quanto riguarda lo smart working, detto anche lavoro agile, in realtà dovrebbe essere definito lavoro intelligente, perché non soltanto si occupa di una diversa modulazione delle ore di lavoro e degli spazi lavorativi, ma soprattutto mira a creare una nuova definizione del binomio lavoro-vita per il lavoratore, va a migliorare quella che è la produzione e anche quella che è la competitività
delle aziende. Per quanto riguarda invece la staffetta generazionale, la proposta che noi abbiamo elaborato ha come obiettivo quello di favorire l'occupazione giovanile attraverso il ricambio generazionale all'interno delle aziende, soprattutto mirando, puntando su dinamiche di solidarietà. È fondamentale, sotto gli occhi di tutti, come oggi il divario tra cittadini e politica rappresenti uno dei pericoli maggiori per la nostra Repubblica. I giovani sono la speranza più concreta per colmare questo divario. Lavorare con loro dunque è fondamentale. Aprire le istituzioni ai giovani è lo strumento migliore perché questo divario si colmi fin da subito. Lavorando con i giovani scaturiscono idee diverse, anche nei politici nasce una certa freschezza, una certa naturalità nell'affrontare i temi. Siamo tutti un po' meno ingessati, non sono più le istituzioni che si aprono ai giovani, ma le istituzioni vanno nei luoghi della gioventù, vanno nelle università, vanno laddove i giovani si formano. Sono dottoranda di ricerca in architettura dell'Università di Bologna e architetto e collaboro con Cultura Democratica per la stesura di proposte di legge sui temi smart city, riqualificazione urbana e trasporti. Proprio sul tema dei trasporti, con Cultura Democratica abbiamo scritto un articolo scientifico sulla rivista Innovazione e Riforme, che si proponeva di analizzare nuove forme di mobilità sostenibile come quelle casa scuola e casa lavoro. Ho conosciuto Cultura Democratica in occasione dell'Innovation Tour che l'anno scorso ha fatto tappa a Bologna. Università, studenti e ricercatori insieme a imprese e municipalità si trovano concretamente in un luogo fisico per studiare insieme proposte concrete per la città del futuro. Abbiamo fatto un momento di confronto all'Università di Torino con alcuni giovani su alcuni temi, in particolare quello che è capitato alla sottoscritta è di parlare di come poter sviluppare meglio il tema delle smart city, cioè le città intelligenti. E allora una proposta di legge per cercare di rendere più interessante questo progetto per non disperdere le risorse. Così questa legge che parte dal basso ma che poi verrà fatta propria dalla Camera, io l'ho già depositata, prevede un piano per le smart city a livello centrale organizzata dalla Presidenza del Consiglio, ma che coinvolge comunque i comuni, le regioni, gli enti locali in modo tale che le risorse siano più efficaci e soprattutto c'è un contatto diretto con il mondo dell'università alla quale viene chiesta di essere promotrice di finanziamenti di ricerche in modo tale che quello che noi diciamo sempre, cioè che i nostri cervelli sono in fuga, in realtà no, li creiamo e li sviluppiamo e li facciamo lavorare nelle nostre città. L'Innovation Tour del Think Tank Cultura Democratica è un processo di formazione nazionale, principalmente è un progetto aperto a tutti quanti, a tutti gli studenti delle nostre università, che quindi consente a chiunque si voglia registrare sul nostro sito e ci invierà il suo curriculum di prendere parte a questo progetto. Il singolo evento, replicato nelle varie città, funziona in maniera simile. C'è un primo evento di brainstorming e di briefing con i parlamentari e i docenti dell'università, poi si continua il lavoro tramite la nostra applicazione e poi tutto quanto si conclude in un grande evento finale in Senato nel quale le proposte vengono presentate. L'Innovation Tour è un progetto a cavallo tra le università e le istituzioni. In questo modo i giovani hanno l'opportunità di dare un contributo concreto al percorso di riforme del Paese e formarsi per diventare una nuova classe dirigente.